barcati là. Amici di Pupia, siamo col generale Cagnazzo all'interno del Duomo di Aversa per festeggiare la patrona dei carabinieri, Virgo Fidelis. Virgo Fidelis, sì, la donna fedele per eccellenza, come i carabinieri. Anche noi siamo fedeli nei secoli, fino al giorno della nostra morte, anche dopo aver lasciato l'arma, che lasciamo solo materialmente ma non idealmente e spiritualmente. Siamo sempre carabinieri nello spirito e nell'anima. Generale, lei è stato un grande carabiniere, sappiamo delle sue gesta anche in passato, ha avuto modo di poter avere a che fare con latitanti anche di calibro e di spessore. Oggi che cosa rappresenta per lei questa giornata? So che lei è stato sempre promotore anche di giornate come questa. Grande l'ha detto lei, sono un umile lavoratore, un umile servitore della patria, uno che ha dato tutto se stesso agli italiani, alla patria, ai propri fratelli, anche così come insegna il nostro Vangelo. Io sono un cattolico praticante e oggi rappresenta tanti ricordi. Per esempio, mi ricordo che il 21 novembre, come oggi, l'abbiamo anticipato di un giorno per la verità, perché la Virgo Fidelis è il 21 per impegni vescovili, e in Africa un intero battaglione di carabinieri si sacrificò fino all'ultimo uomo combattendo dopo aver finito le munizioni all'arma bianca, e cadero tutti al grido di viva l'Italia. Erano gli ordini del maggiore Alfredo Serranti. Questo mi ricorda, tanti altri episodi come questo. E poi, per quanto riguarda la mia attività, per un certo senso di umiltà non desidererei parlare. Cito un episodio per tutti: abbiamo arrestato nel 15 gennaio 1993 Totò Riina, il capo dei capi. E gli altri lasciamoli stare. Vedo tanti stendardi presenti oggi, ce ne può dire qualcuno? Sono parecchie sezioni, perché io sono ispettore regionale per la Campania, quindi molti soci sono venuti da lontane terre. Per esempio c'è il vessillo di Sant'Angelo dei Lombardi, che è un po' lontanuccio, c'è quello di Portici, c'è quello di Caserta e tanti altri, c'è Lanci, c'è la Croce Rossa Italiana, e questo richiamo della nostra patrona celeste, che è la madre di tutti noi. Thank you.
Siamo qui raccolti nella nostra Chiesa Cattedrale per celebrare la ricorrenza della Virgo Fidelis, patrona dell'arma benemerita dei carabinieri. E vogliamo vivere questa Eucaristia in comunione profonda con la benedetta arma qui presente con tante della nostra compagnia qui del comando di Aversa, e implorare per questi nostri benedetti servitori dello Stato tanta luce e tanta grazia dal cuore di Dio attraverso il cuore della sua Chiesa, che sono il patrimonio culturale del nostro Paese e che vediamo purtroppo oscurati e vilipesi nella società dei consumi in cui viviamo. E insieme a loro vogliamo pregare per le loro famiglie che partecipano alla loro missione, spesso esposta al rischio stesso della vita.